Buonasera e benvenuti a questo nuovo appuntamento con i Meetup Aperitech Online Edition di Codemotion. Questa sera siamo con la community di Deep Learning Italia e con noi abbiamo Matteo e Nicola, che fra un po' vi presenterò, a cui lascerò la parola. Prima vi ruberò alcuni minuti per presentarvi gli Aperitech e le iniziative di Codemotion. Aperitech è un'iniziativa appunto di Codemotion in collaborazione con Elventure Groups e l'US Labs. Per chi non conoscesse gli Aperitech, sono un punto d'incontro per gli sviluppatori e gli appassionati che hanno voglia appunto di informarsi sulle ultime tecnologie. Quello che vedete qui a schermo sono i nostri riferimenti. Abbiamo il canale Telegram, il nostro Dev Calendar, dove appunto vi potete registrare per restare aggiornati su tutti gli appuntamenti di Codemotion, e infine il nostro gruppo Codemotion Tech Community su Facebook, dove verranno pubblicati foto, link e quant'altro riguardante appunto le iniziative di Codemotion. E, come dicevamo prima, Codemotion, vista la situazione un po' strana di questi periodi, si è trasferita completamente, ormai quasi completamente online. E quello che facciamo online, visitando il nostro sito codemotion.com, potete restare aggiornati sugli eventi, partecipare ai nostri training program, agli online hackathon, ai nostri coding challenge, oppure leggere gli articoli pubblicati sul nostro Dev Magazine, articoli ovviamente tecnici. E infine unirvi alle community molto, molto importanti per noi in questo periodo pure. Dopodiché, ok, vi ricordo che quest'anno ci sarà la conferenza fatta da sviluppatori e per sviluppatori, vista appunto l'impossibilità di fare una conferenza fisica. Si svolgerà il 24, il 25 e il 26 novembre. L'iscrizione alla conferenza sarà gratuita per tutti, ma avete l'opportunità questa sera di ottenere un ticket premium in maniera gratuita, seguendo questo link che vedete in sovraimpressione. Accedere al premium vi darà l'opportunità di avere dei benefici. Appunto, vi consiglio appunto di guardare il sito su codemotion.com, sulla nostra piattaforma, e scoprire i vantaggi che avete a partecipare come premium, come utente premium. E la conferenza, vi dicevo prima, abbraccerà quattro tematiche principali. Il 24 di novembre avremo back-end, il 25 front-end, il 26 di novembre, avremo l'intelligenza artificiale e machine learning, e l'ultimo giorno avremo una sorta di panoramica sulle carriere dei sviluppatori. Appunto, vi esorto a partecipare perché è veramente una conferenza molto molto interessante. E per prepararvi alla conferenza, Codemotion ha studiato un percorso per prepararsi appunto alla conferenza. I primi tre sono già andati, resta solamente l'ultimo, che si terrà il 28 di ottobre, tenuto da Matteo Testi, a cui fra poco lascerò la parola. Prima di lasciare la parola a Matteo, vi ricordo i prossimi eventi di ottobre di Codemotion. E infine un ciclo di eventi, sempre organizzato da Codemotion, riguardanti le molteplici facce dello sviluppatore, ovvero andremo a vedere cosa sta dietro il ruolo dello sviluppatore. I primi due, ahimè, sono già andati, quindi resterà quello del 27 di ottobre e dell'11 di novembre. A questo punto lascio la parola a Matteo. Faccio la mia apparizione. Eccomi qua. Grazie Paolo. Allora, per chi non vedo i partecipanti, sì, 40. Per chi non mi conosce, sono Matteo Testi, il fondatore di Deep Learning Italia. Vi rubo veramente 5 minuti per parlarvi, vabbè, del webinar del 28, dove faremo, diciamo, un overview del Deep Learning, casi d'uso, framework e best practices. Vedremo un po' Optuna e TensorBoard come si utilizzano, e in questi 40 minuti cercherò di darvi un po' l'esperienza che abbiamo avuto noi anche a livello di sviluppo con Deep Learning Italia su questa tecnologia. E ricordo a tutti quanti, ci sono nuovi corsi sulla piattaforma di e-learning. L'ultimo corso è di Cristiano De Nobili,
è un'introduzione alla computer vision, e a fine anno usciranno nuovi corsi. E, diciamo, senza perdere tempo con altre cose, lascio la parola a Nicola, che è una persona che, diciamo, ci segue da un po' di tempo, e sono stato più che felice di invitarlo a questo meetup. Dice che è un po' fuori mano, non è un po' più abituato a parlare, ma sono sicuro che andrà benissimo. Quindi, Nicola, se con 3 minuti ti presenti e poi ti lascio la parola. Certo. Ciao a tutti, io sono Nicola Procopio, come diceva Matteo, seguo Deep Learning Italia da un po' di tempo, sono veramente contentissimo, anche un po', diciamo, emozionato di partecipare a questo meetup, anche perché, come dicevo, non ne faccio da un po', e stasera, diciamo, cerco di parlare di tecniche non supervisionate per le time series. Io lavoro in Intelis, che è una società di Roma che lavora, tra le altre cose, sulla data science. E cercheremo di vedere un paio di tecniche, come ho scritto nella presentazione, non di deep learning, ma degli algoritmi di machine learning, data science, che possono aiutare a lavorare con le time series con metodi non supervisionati. Parto con la condivisione dello schermo che, come nelle migliori, diciamo, tradizioni, si è bloccato in PowerPoint e quindi andiamo di PDF. Allora, ok. Qui un po' di lo schermo tutto a posto, Matteo, si vede? Si vede perfettamente. Sì. Una piccola presentazione, come dicevo, sono Senior Data Scientist in Intelis. Per le mie ultime, diciamo, 2 settimane, questo webinar cade un po' così, cambio da novembre a una nuova azienda, ma sempre lo stesso lavoro. E poi, diciamo, il mio curriculum, ho fatto ricerca per l'ICAR-CNR, quindi l'Istituto di Calcolo ad Alte Prestazioni. Ho lavorato per delle start-up, ne ho fondata una che è Magic Bus, che poi abbiamo chiuso come campo start-up, ho lavorato come centro di ricerca. Dove potremmo esserci già incontrati? Queste sono, diciamo, le community che io frequento, ho frequentato, alcune anche fondate come Democratize AI. I miei interessi, quindi Data Science, Python, R, Keras, diciamo, il mondo della condivisione come l'open source, come Linux, OpenStreetMap, GitHub, e poi un po' di, diciamo, di mie passioni, quindi la lettura, ciclismo, lighting, quindi camminare. E poi l'ultimo, che è innamorato della mia terra, perché non so se si sente un po' dall'accento, io sono calabrese. Questo, diciamo, è una cosa che ci tengo sempre a dire, e che mi hanno insegnato quando andavo a fare startup, che non esistono le bad location. Di solito quando si parla di intelligenza artificiale, deep learning, data science, si citano sempre, diciamo, Milano, Torino, Roma. Io ci tengo a dire che anche su Cosenza abbiamo una bella realtà, un bel movimento sull'intelligenza artificiale, il machine learning, la data science e l'informatica in generale, la computer science, fatto da persone che cercano di rimanere in Calabria, quindi andare avanti su questa strada e, diciamo, creare un humus per chi verrà dopo, per chi viene, diciamo, i ragazzi che si affacciano al mondo del lavoro, poter lavorare neanche più vicino a casa, cioè poter uscire se hanno voglia di fare nuove esperienze, uscire e non essere costretti ad andarci. Questa, diciamo, è una mia piccola presentazione, giusto per sciogliere il ghiaccio prima di entrare nel meetup. Il tema del meetup, le serie storiche, la definizione è abbastanza basica. Scusa Nicola se ti interrompo, mi dicono che mi sente un po' male. Si sente un po' male? Sì. Sì. Questo è un grande problema di chi non ha la barba lunga, il microfono va sotto. Prova a toglierti un attimino le cuffie, vediamo se sente meglio. Ora? Parla, parla. Va meglio? Sì, un po' meglio. Beh, meglio Paolo, vero? È un po' meglio, sì, c'era un po' di riverbero prima. Sì, è quello. È quando il microfono va sotto la barba, e purtroppo ho questo problema.
Vorrei prendere. Le signorine me l'hanno fatto notare, tranquillo. Signorine che ti stanno seguendo. Prendiamo le altre cuffie, e queste sono quelle che uso di solito proprio per evitare questo problema. Queste sono quelle, ok. Queste con le cuffie. Ah, intanto che si regola il Allora. setup, io vi ricordo a tutti i partecipanti che per fare domande o alzate la mano, io vi attiverò il microfono per fare le domande, e oppure a fine talk, anche, o durante o al fine talk, scrivete le domande o in chat o appunto alzando la mano io vi darò la parola così Nicola potrà rispondere. Grazie. Ok, allora, dicevo, la risoluzione è abbastanza basic della serie storica, quindi insieme di variabili casuali che descrivono un fenomeno e che sono influenzate dal tempo. Quindi le variabili casuali sono ordinate. Qui ho messo due esempi di serie storiche. La prima è una serie storica con ad una sola variabile, famosissima. La seconda invece sono più variabili, sono vari sensori e poi diciamo di temperatura, meteo, vento. Questa diciamo è la definizione abbastanza banale, quindi un fenomeno descritto da una variabile che è influenzata, variabile ordinata nel tempo e influenzata dal passare del tempo. Cosa cambia tra una serie storica e i cross-sectional data, che sono diciamo i tabulari classici, che la serie storica è dinamica, mentre il cross-sectional data, quindi la tabella, prende un fenomeno in un particolare momento, tipo abitudini di acquisto. Time series è una singola variabile, rappresenta un fenomeno e cambia col passare del tempo, tipo il PIL degli ultimi 30 anni, una formula elettrica. Una domanda che può essere fatta dice: e quindi le serie storiche multivariate come quella che si vede in questa slide? Sì, effettivamente non è una singola variabile, sono più variabili, però il fenomeno è rappresentato da una delle singole variabili. Ad esempio, io voglio studiare la temperatura in correlazione anche ad umidità, vento, quindi il fenomeno che è la temperatura. Poi le altre creano, diciamo, la serie storica multivariata, però il fenomeno è rappresentato da una variabile, proprio la temperatura. Problemi più comuni che vengono, diciamo, richiesti, studiati, di cui è pieno internet anche nei corsi, sono il forecasting, quindi la previsione del futuro, l'anomaly detection, quindi troviamo anomalie in serie temporali, e la classificazione di serie temporali. Nei vari corsi vengono trattati sempre questi argomenti perché naturalmente sono i più richiesti, sono quelli, diciamo, anche didatticamente, come dire, corposi, ho richiesti anche dopo, con più esempi. Io ho preso per esempio anche il corso di Deep Learning Italia, fa molto forecasting, classificazione. La parte, diciamo, di problemi non strutturati non viene sempre trattata. Poi a volte, diciamo, si ha molto su questo. Cioè, non strutturati, scusatemi, non supervisionati, non è molto trattato. Si ha molto sull'approccio supervisionato su problemi che vanno risolti con metodi supervisionati come il forecasting, la classificazione o l'anomaly detection, sempre con tecniche supervisionate, però poi, almeno io nel mondo reale, mi scontro con questa situazione. Il cliente che dice: ah, quindi per fare una classificazione tu hai bisogno dei miei dati già classificati in uno storico? Perché non ce l'hanno. E quindi cosa succede? C'è un'infinita letteratura, codice, da riciclare, approcci, stato dell'arte fatto benissimo. Se andate su PaperWithCode, sito di Google, troverete tantissimo, tantissimo materiale da studiare, approcci bellissimi, interessantissimi. Però loro partono da una base di dati già etichettata. E tante volte, almeno io mi sento male in questa situazione, non ho la parte, diciamo, di storico su cui puoi far allenare, fare il training del modello. E quindi ho
mi sono imbattuto in questa situazione. Avevo, diciamo, due vie. La prima era impazzire, quindi mi metto a mano e ti cerco lo storico, se c'è uno storico, cerco di fare e paragonare quel modello. Oppure utilizzare algoritmi non supervisionati per andare ad etichettare uno storico, in questo caso delle serie. Questa è una cosa che è capitata in ambito utilities, quindi non so, consumi consumatori dell'acqua, contatori della corrente elettrica. Il problema di questo approccio è che, come diciamo, le tecniche supervisionate non si basano su distanze o similarità, creano questi cluster. Non sappiamo cosa c'è dentro il cluster. Se non ci si avvicina un esperto di dominio, si può portare alla grandissima. Cioè, posso avere un clustering con delle metriche di valutazione altissime, però non significa niente. E quindi, quando si fa questo approccio, io ho segnato coinvolgere l'esperto di dominio, che dice sì, ok, stiamo nella direzione giusta, no, guarda, hai trovato una correlazione, una similarità interessante, ma non è quello che noi andiamo, cioè le etichette che noi vorremmo imputare. Una slide di approccio non supervisionato basics, quindi non, come detto, non c'è bisogno di dati già etichettati, perché noi lavoriamo su similarità, distanza e densità. Il nostro obiettivo è creare gruppi omogenei all'interno e più possibile eterogenei tra i vari cluster. Molta similarità interna e devono essere molto diversi uno dall'altro. Nell'approccio non supervisionato, le due tecniche più comuni sono il clustering, di cui ho parlato ora, e la dimensionality reduction, quindi la riduzione della dimensionalità. Riduzione della dimensionalità, di cui parlerò dopo, ma giusto come accenno, abbiamo un fenomeno descritto da tantissime variabili. Vengono applicati degli algoritmi che trovano della similarità nelle variabili. La faccio molto semplice, senza andare nelle, diciamo, autovalori, autovettori. In pratica, se noi abbiamo uno spazio a 3, 4, 5 dimensioni che descrive il fenomeno, viene ridotto a un numero minore di dimensioni, quindi riduce la complessità con la minor perdita di informazione possibile. Tornando, diciamo, al clustering, come abbiamo detto, lavora sulla similarità, sulle distanze. Ora, se noi abbiamo un dato, diciamo, puntuale delle osservazioni, come le nuvole di punti a sinistra, tra l'altro la distanza tra osservazioni è abbastanza semplice. Diverse distanze, l'idea del coseno di Manhattan a seconda del mio. Nel caso della serie storica, il time series è un'osservazione. Quindi io come posso calcolare la distanza tra due o più time series, quando possono avere magari dei buchi, come si vede nell'immagine? Posso avere anche a livello ottico la percezione che due time series siano molto vicine, perché magari hanno delle parti che sono più vicine, hanno il trend vicino, ma poi effettivamente gli andamenti non sono così simili, o più simile a un'altra serie che ad occhio a me sembrava molto discordante. Quindi è stato studiato e creato questo algoritmo per misurare la distanza tra due time series, che è il Dynamic Time Warp. Un algoritmo che allinea le due sequenze. In questa immagine c'è un esempio abbastanza esplicativo. Questa è un'immagine presa da Databricks, dove spiega il Dynamic Time Warping, e spiega la differenza tra la distanza euclidea, punto a punto, e il Dynamic Time Warping. Questa tecnica cosa fa? Allinea due sequenze, due serie, che hanno velocità diversa, e per cui qui nella definizione dice la semplice espansione o compressione lineare non porta a risultati soddisfacenti. Espansione o compressione lineare sarebbe il ciclo intorno a un trend, quindi il movimento oscillatore intorno a un trend. Mentre in questo caso
Andando punto a punto, le istanze QLEA, non funziona questa cosa perché qui vi faccio vedere queste due serie, la blu e la gialla, sono due persone che dicono la stessa frase. Una parla più veloce e una parla più lentamente. Per misurare la distanza, diciamo, tra le due frasi, vanno allineate le parole. Se invece facessimo la distanza punto punto, come fa nell'immagine a sinistra, non prenderemmo il punto d'origine in cui viene pronunciata. Ad esempio, la prima, verse, il blu la dice un po' prima, il giallo dice un po' dopo, ma se vado a fare punto punto basandomi su uno o sull'altro, becco il momento di silenzio. E quindi sembra molto distante. Invece no, è la stessa frase detta solo a velocità diversa. Qui ci sono alcuni prerequisiti per applicare il dynamic time warping. È una slide abbastanza testuale, che dice in pratica ogni inizio della sequenza deve poter essere confrontato con tutti gli altri. Il primo indice della sequenza va associato con il primo, l'ultimo con l'ultimo delle altre sequenze, e poi la mappatura degli indici dice che deve essere monotonicamente crescente. Poi ho segnato sotto a grandi linee, la situazione è questa: indipendentemente dalle lunghezze delle serie, perché possono avere lunghezza diversa, l'indice iniziale e finale dovrebbero coincidere, come nell'esempio. Quindi è la stessa frase, uno ci mette di più, uno ci mette meno, però si possono confrontare. Detto ciò, vi faccio vedere un esempio banale come funziona questo algoritmo. Prendendo due sequenze fatte a caso, abbastanza semplici, di lunghezza diversa. Date queste due sequenze, il primo step verrà warping, e creare una matrice M per N, dove M e N sono uguali alla lunghezza della serie più 1. Quindi M è la serie blu più 1, N è la serie arancione più 1. Viene creata questa matrice e adesso vediamo perché il più 1. C'è questo problema, il constant. Io non so quanti di voi hanno avuto magari modo di vedere, di studiare l'algoritmo di raccomandazione, quindi la partenza a freddo, vuoto. Se io non ho nessuno sul mio sistema, non posso raccomandare i prodotti perché non ho le recensioni, non ho lo scoring. Qui è la stessa cosa. In pratica è il primo indice, con questo lo confronto. Per ovviare a questo problema e non creare ulteriore complessità a questo algoritmo, che poi vedremo ha già una sua complessità abbastanza pesante, la convenzione è di aggiungere questo periodo zero in più alle due serie e dare la prima cella zero e la prima riga, la prima colonna, per i pari all'infinito, perché quando noi confronteremo il nostro punto al momento, diciamo, attuale con andando indietro, io diciamo saremo coperti e non dovremo implementare condizioni che consentiranno questo algoritmo. Ora sembra un po' complicato, però appena vedremo la formula si capirà meglio. Quindi noi abbiamo questa matrice che è M per N e ha la prima riga, la prima colonna, il primo elemento pari a 0, prima riga, prima colonna pari all'infinito. Partendo dalla cella 1, 1, viene calcolata. Io qui ho inserito la distanza euclidea perché è quella, diciamo, basica, è la più semplice, però volendo anche altre distanze, tra ogni punto. In questo modo. Io calcolo la distanza tra il punto I e il punto J e aggiungo il minimo tra o il valore precedente sulla riga, viene detto cancellazione, o il valore precedente sulla colonna, che viene detto inserimento, o il valore precedente sulla diagonale, che viene detto corrispondenza. Quindi ho la distanza tra i due punti più il minimo
questi tre valori. Ecco perché c'è la convenzione di porre riga e colonna all'infinito. Perché così al primo step io prendo sempre lo zero. Tutti i nostri calcoli, viene fuori la matrice completa. Ora, partendo dal primo elemento, che è lo zero di convenzione inserito da noi, bisogna spostarsi verso destra, verso destra e in basso, creando questo percorso che si chiama working path. Cosa va a rappresentare? Se io mi sposto orizzontalmente, la seconda serie è accelerata in quell'intervallo. Se io mi sposto in verticale, quindi in basso, la seconda serie è decelerata rispetto a quell'intervallo, rispetto alla prima. Lo spostamento in diagonale vuol dire che le due serie hanno la stessa velocità in quell'intervallo. In questo caso, noi abbiamo la serie 2 che era più corta. Quindi, al primo periodo, cioè dalla convenzione al primo periodo naturalmente vanno di pari passo, poi la seconda che ha meno valori accelera, pari passo accelera, pari passo e gli ultimi step è più veloce la serie blu, la numero 1, che aveva più punti. La distanza finale tra le due serie è il valore 1 all'angolo. Se invece, sullo stesso esempio, andassimo a calcolare la distanza Euclidea, la distanza tra le due serie sarebbe più o meno, mi pare, 7,14, quindi molto, molto più grande, sovrastimata rispetto a quello che fa il working path, il real-time working. Naturalmente, come dicevo, questo algoritmo di calcolo della distanza è molto, molto è complesso. La complessità mi pare che sia O m per n. Quindi, nel caso, diciamo, di serie non si vede, ma su serie molto, molto lunghe, i tempi di calcolo che sono infiniti, ma concettualmente andremo a confrontare due periodi che magari sono molto molto distanti tra loro e quindi non avrebbe senso, diciamo, confrontarli. Per ovviare a questo problema è stata introdotta la window di constraints. Qui cambia un po' l'algoritmo, ovvero viene impostata questa finestra temporale sulla quale calcolare la distanza. Quindi se io non so, una serie trentennale, però so già che i confronti o comunque i cicli di questa serie sono quinquennali, io posso impostare la W, quindi questa costante a 5 e confrontare ogni volta la distanza dei 5 anni nel quinquennio per i nostri 30 anni. E questo è una proposta di miglioramento che al Dynamic Time Warping che è stata fatta negli anni. L'altra proposta è l'algoritmo, diciamo, forse ormai più utilizzato, più conosciuto, che è il FAST DTV. Di questo trovate anche il package Python che si basa proprio su questo algoritmo. In pratica si basa su delle approssimazioni del calcolo. Velocizza abbastanza, soprattutto si vede su serie molto lunghe il calcolo di Dynamic Time Working, però a volte non porta a dei risultati qualitativamente accettabili. Quindi al momento ci sono diversi studi, diversi anche paper che spiegano in pratica dove sta l'equilibrio tra la velocità del fast dynamic time working e il risultato, la qualità del risultato. Come applicare, diciamo, questo, dove applicarlo? Questo applicare, per esempio, nell'anomaly detection, trovare le distanze di pattern anomali, ad esempio nel campo della salute, due persone che deambulano in maniera diversa. Magari c'è una persona che all'occhio non sembra abbia dei problemi, però magari con questa distanza si vede
quanto il suo modo di camminare è differente rispetto agli altri, e quindi poi si può andare a correggere queste eventuali problemi. L'esempio che abbiamo visto all'inizio, quello diciamo, sulla voce, sul modo di pronunciare le frasi. Io ho partecipato a questo progetto dove non veniva usato il Dynamic Tone Working, ma un'altra tecnica, comunque potrebbe essere utilizzato anche il Dynamic Tone Working, che si chiama Memento, per i deficit cognitivi. E lì questi psicologi ci hanno spiegato che malattie come l'Alzheimer vengono man mano monitorate facendo delle registrazioni, andando a vedere quante volte si ripete una parola, le pause. Magari questa distanza potrebbe aiutare questi professionisti, algoritmi basati su queste distanze, a vedere com'è l'evoluzione di queste malattie. Poi, quello, diciamo, l'ambito in cui mi è stato chiesto di utilizzarlo è la customer segmentation, ovvero facendo del clustering, profilando delle abitudini di clienti in ambito utilities, per proporre nuove offerte, ma anche per vedere le frodi. E poi l'ultima è il forecasting, ovvero avere un'ulteriore misura di bontà delle nostre previsioni. Oltre al classico, non so, proprio quello di comedio, si può vedere anche la distanza tra la serie originale e la serie stimata. Quindi abbiamo visto queste applicazioni e io qui vi ho preso uno screenshot del lavoro che avevo fatto di un test, andato in produzione. Questo è un test che avevamo fatto. Serie storiche generate da me con un generatore, quindi non ci sono, diciamo, che simulavano un particolare fenomeno. E qui andava messo il Dynamic Working dentro un algoritmo K-means per andare ad etichettare queste serie storiche, quindi approccio non supervisionato. Etichettate le serie storiche. Il Dynamic Tone Working veniva utilizzato in un algoritmo KNN, e quindi un approccio supervisionato per andare a associare le varie serie all'etichetta data prima con l'algoritmo non supervisionato. E questo è quello, diciamo, che avevamo visto nelle primissime slide, ovvero io uso un approccio non supervisionato per etichettare le mie osservazioni, in questo caso le mie serie storiche, e poi classificare mediante un algoritmo supervisionato. Questa, diciamo, è la prima parte sulle tecniche, sul clustering. Se ci sono domande. No? Posso andare avanti? Sembra di sì. Ok. La seconda è la dimensionality reduction. Come vi dicevo, messa in termini molto, molto semplicistici, io prendo un fenomeno complesso che ha magari spiegato in n dimensioni, ne condenso un'informazione riducendo la dimensionalità, perdendo poca informazione. Restituisco lo stesso fenomeno con una visione meno dettagliata. Io qui ho preso questa immagine dove si vedono questi fenomeni rappresentati a tre dimensioni, poi viene, diciamo, sottratta dell'informazione, alla fine il fenomeno nella colonna C sta a due dimensioni. Alcune volte cioè, non si capisce più che cos'era prima, quindi bisogna stare anche molto attenti a quanto, diciamo, si va a ridurre la dimensionalità. Perché questo meme è, diciamo, abbastanza simpatico. Le time series, è molto delicato questa cosa qui, farla magari con gli stessi algoritmi con cui vengono trattati i dati tabulari classici come PCA, CSNN o Open Cover.
visto che siamo Deep Learning in Italia, solitamente la dimensione di reduction è fatta per l'autoencoder, anche per le time series si usano gli autoencoder, anzi sembra funzionino molto molto bene. In questo caso vi faccio vedere un'altra tecnica che si chiama SAS encoding. E poi diciamo, io ho messo questa nota giusto per alleggerire un po' la cosa, non, diciamo, non siamo estremisti come Drake, cioè prendere solo gli autoencoder, solo il SAS encoding per lavorare sulle time series, magari con alcuni approcci, con alcune correzioni, anche altre tecniche potrebbero funzionare per alcuni problemi. Va sempre, diciamo, valutato la data science, come sapete, non è una, come dire, classificazione di tecniche per ogni problema, diciamo, già prestabilita. Su ogni problema ci si lavora e si applicano, un lavoro abbastanza creativo in cui si vanno ad applicare tecniche che magari non vengono usate solitamente, oppure no. Però diciamo non siamo così estremisti come Drake. La SAS encoding, che è Symbolic Aggregate Approximation Encoding, è una tecnica, diciamo, ormai ha quasi 20 anni. E cosa fa? Trasforma le time series in sequenze di timbri, riducendone la dimensione. La tecnica robusta dei valori mancanti, e questo è molto importante, è una tecnica supervisionata, è basata sia sui volumi che sugli andamenti. Questa è una cosa che ho messo in grassetto, poi si vedrà nell'esempio. Qui, quando ho cercato un'immagine per il SAS encoding, me ne dava due. Una che è di Kevin Anders, un esempio che hanno fatto loro, non si capisce nulla, e poi quella di Adolf Sass, un sensore del sassofono. La correlazione della tecnica è pari a zero. Però, visto che era l'unica che citava, andiamo ad Adolf Sax, quello che è di Adolf Sax. Allora, prima cosa, iniziamo con l'algoritmo. Quindi il primo step per applicare il Sax encoding è preparare il dato. Solitamente una serie storica è la variabile su colonna e ogni riga è un periodo. In questo caso, per lavorare con SAS encoding, va messa la variabile sulla riga e il periodo sulle colonne. Ogni colonna uno step, ogni riga una serie storica. Qui vedete delle immagini, delle tabelle, un esempio per il quale avevo preso dei dati della protezione civile sul Covid-19, erano 2 mesi, da febbraio ad aprile, fine febbraio, fine aprile. Erano, diciamo, dei dati che si adattavano bene, non hanno nessuna né rilevanza scientifica e neanche mi andava di farlo, di, come dire, andare a studiare il fenomeno come se io ne avessi competenza che non ho, però mi servivano delle serie storiche fatte in questo modo, quindi la protezione civile le dava, dava gli open data su GitHub e le ho prese. Il dato, dopo essere stato, diciamo, disposto in questo modo, va standardizzato. Io qui ho usato una standardizzazione classica, quindi dato meno la media fratto la versione standard. Dopo aver messo i dati nella forma corretta e aver standardizzato, si passa al secondo step, che è la Piecewise Aggregate Approximation. Quindi l'idea è questa: ridurre la dimensionalità, come? Riducendo la serie storica in dei segmenti, e di questi segmenti calcolare una, diciamo, una pseudo media, quindi minor perdita di informazione possibile, però accorciando le serie storiche. Qui ho messo anche la definizione: date due time series. Da una time series Y che va da 1 a n, qui purtroppo il PDF mi ha mangiato la n, può essere ridotto una sequenza X di dimensione n con n minore di n. L'equazione per ridurla è questa in basso, questa
medio e basso. In due casi particolari, MN uguale a N restituisco la serie originale, se M è uguale a 1, ho un solo elemento che è pari alla media della serie, dei valori della serie storica. È molto importante scegliere cioè la N, ovvero la, sì, no, la M. Infatti, diciamo, la finestra temporale dei vari periodi. Questo va scelto sempre con un esperto del dominio, qualcuno che conosce il fenomeno. In questo caso, proprio in questo esempio del Covid, si vede quanto è importante perché io, non conoscendo il fenomeno, non sapendo nulla di epidemiologia, diciamo, ho utilizzato, mi sembra prima, la settimana, perché era il tempo che dava la protezione civile, mi pare, non ricordo, in quel periodo, per i comunicati o per l'aggiornamento, e poi invece i 14 giorni, che era il tempo, dicevano, che si... È il tempo di incubazione del virus. Cambiando la finestra temporale mi cambiavano abbastanza i risultati. Perché, vedete, qui sono i vari esempi, diciamo, di quello che cambiando la finestra temporale cambia la dimensione della serie X. E quindi potremmo arrotondare la serie e perdere dell'informazione oppure condensarla troppo. E può cambiare il risultato. Una volta che abbiamo, diciamo, la situazione che si vede nell'immagine in alto, quindi abbiamo ridotto la dimensione della serie a un numero m di segmenti, andiamo a creare la success, il nome anche alla tecnica. Scelti dei livelli, quindi dei bound, questi possono essere calcolati oppure fissi. Se noi conosciamo il fenomeno e sappiamo che il fenomeno a questi livelli si muove tra, non so, meno 1, 1, cioè tra meno 1 e 1, e quindi magari il meno 1 è il valore basso, 1 è il valore alto, tra invece 0,75, 0,5, ci sono degli altri casi. Mettiamo dei valori fissi, altrimenti si possono essere calcolati. Io nell'esempio avevo utilizzato i quartili, quindi dal valore minimo al primo quartile era un livello, tra il primo e il terzo era un altro livello, da il terzo è il valore massimo, è l'ultimo livello. Queste le etichette che poi verranno date ad ogni osservazione che ricade nei livelli che abbiamo scelto, sono delle lettere. Nel mio caso erano A, B e C. Quindi, per ogni periodo creato con la piecewise aggregate approximation, va visto in che livello ricade e viene etichettato con una lettera. Nel mio caso, il primo livello era A, il livello tra i due quartili e la B, il livello del terzo livello è la C. Ecco, quello che poi dava, vedete la tabella in alto a destra, ci sono queste tre regioni che hanno la serie storica, da essere una serie di 30-40 periodi è diventata una serie di pochissime lettere. A confrontare le frequenze andando a confrontare le frequenze di avevo dato un bound bassissimo, era 1, per etichettare l'anomalia. Quindi se la sequenza aveva sequenza 1 era anomala, altrimenti non era anomala. Alla fine mi erano venuti fuori questi grafici. Il primo era con una finestra temporale più bassa, quelle rosse sono tutte anomalie. Ogni regione quasi aveva un suo andamento.
Mentre cambiando la finestra si vede che cambiano anche le stringhe, quindi le sequenze di lettere, e cambia la frequenza. Come dicevo all'inizio, questa tecnica non si basa solo sui volumi, ma anche sugli andamenti. Infatti, nella seconda immagine, la Lombardia, che ha dei volumi altissimi, è blu, perché molto probabilmente il suo andamento crea una stats string uguale a quella di regioni con un più basso volume di contagiati, perché sì, lavoravo su contagiati, però che hanno lo stesso andamento, quindi magari stanno sotto il primo quartile nel primo periodo, poi in mezzo e poi schizzano subito in alto. Nonostante i volumi siano diversi, gli andamenti sono uguali e quindi fa vedere l'anomalia non come un punto nella serie, ma proprio come l'intera serie è anomala. Questo, diciamo, è fatto su un esempio di cui io non so nulla, che è l'epidemiologia, e non avevo nessun senso farla, perché beh, il problema, diciamo, lascia il tempo che trova, però pensate all'esempio sulle frodi della corrente elettrica. Noi potremmo avere un punto e dice, ok, è un'anomalia, andiamo a vedere cos'è. Ma magari cioè, in questa tecnica si può prendere tutto un andamento che dà l'anomalia, ed è una cosa un po' diversa. Dove può essere applicato, io qui ho fatto l'anomaly detection, però ad esempio si potrebbe anche utilizzare nel clustering. Prendo le nostre SAX string, una misura che calcola la distanza tra stringhe, tipo Lievenstein, diciamo, che abbiamo già detto bene, o distanza di Jacquard, fare clustering magari lavorando su queste potrebbero essere diverse applicazioni, io qui l'ho utilizzata per l'anomaly detection. Come dicevo, come può essere fatto magari utilizzando non il SAS string che problemi ma con il deep learning. Solitamente la dimensione di reduction viene fatta con l'autoencoding. L'autoencoding, diciamo, lascio per approfondire con i vari corsi di deep learning Italia. Non so che problemi può avere questa tecnica. I problemi sono per esempio sul dato in streaming. Se noi lo vogliamo usare per l'IoT, come si può vedere, questa lavora su stringhe, cioè su serie, la trasforma in una stringa, vado a confrontare le varie frequenze. Sullo streaming sarebbe difficile, quindi dovremmo trovare comunque delle finestre temporali per prendere la serie storica, applicare tutto l'algoritmo per arrivare alla SAS string, vedere se è anomala in quel periodo oppure no. Questa, diciamo, è una cosa che si potrebbe fare, come sicuramente ci saranno tantissime altre proposte, tantissime altre sullo stato dell'arte di questa tecnica. Quanto mi riguarda, se non ci sono domande, io, diciamo, ho finito, vi lascio i miei contatti LinkedIn, GitHub e poi anche il link dei due articoli che ho scritto per l'Italian Association for Machine Learning sul Binary Time Warping e sul SAS Encoding, dove comunque si possono approfondire le slide, e poi ho lasciato anche dei link ad articoli, a paper di ricerca specifici di questi due temi. Se c'è qualche domanda, io sono qui. Paolo, moderi te le domande? Paolo, Paolo?
Io le domande non le vedo da qui. Ma neanche io. Cioè, dovrebbe essere. Allora, vediamo un po', perché di solito appariva la cosa qui. Vediamo se qualcuno ha la mano alzata, innanzitutto. Eccomi, Ma vedo le domande, Paolo. sì, le stavo guardando io, c'è il tab sulla destra e vedi le domande, ma ci penso io. Allora, abbiamo alcune domande dietro, pensavo le stavate seguendo. Allora, ti chiedo, innanzitutto, chiedeva un po' di tempo fa, Elisa, chiedeva se saranno disponibili le slide. Sì, se non ci sono, diciamo, transatti particolari con Zipierno in Italia, io sì. Le posso mettere su slide share tranquillamente. Tutte le Ok. slide di Deep Learning Italia vengono messe su slide share di Deep Learning Italia oppure quelle di Nicola, uguale, non c'è problema. Non le mettiamo tutte nel solito repository. Ok. Poi chiedevano, mi sa, in un punto passato dalla tua presentazione, chiedevano scusami, come fai a usare Kmins qui? Però mi sa che la domanda l'ha fatta durante la presentazione. Kmins qui quindi penso sul time working. Sì. Ok, allora il K-means in pratica ok, bisogna pensare ad una serie temporale come una sola osservazione. Diciamo sta tutto lì. Rimetto la slide, quella dove si vede la distanza. Allora, la slide a sinistra con i vari puntini è una slide proprio del K-means. Qui c'è un'osservazione. Cosa fa il K-means? Proprio l'algoritmo più banale. Uno step, prendo dei punti a caso che sono i centroidi, calcolo la distanza di ogni punto dal centroide, lo assegno al cluster. E poi vado a ricalcolare il baricentro del centroide, rifaccio i vari passi fino a che non arrivo a convergenza. Okay. Nel caso delle serie storiche, l'osservazione è l'intera serie storica. Quindi allo step 1 io non prendo più un punto della serie, io prendo una serie ed è il centro del mio centroide. Cioè tutte le altre serie. Viene calcolato con il Dynamic Time Warping la distanza dalla serie centroide. Una volta che vengono assegnate queste serie ai vari cluster, poi viene calcolato il baricentro del centroide, che a sua volta sarà una serie storica. Non si vede perché sono piccoli. Però, se vedete, queste sono le sequenze, ci sono, prima riquadro in alto a sinistra le sequenze originali, nel riquadro in alto al centro, i centroidi calcolati, sono tre in quel caso. Sono impostato tre cluster e le varie serie assegnate ad ogni centroide. Sta tutto nel vedere una serie storica con un'osservazione. Spero di averlo spiegato bene. Ok, credo che Julien, se ci può far sapere se va bene, penso di sì. E poi ci chiede N, come si usa la tecnica SAX per le previsioni? Per le previsioni, no, non l'ho usata per le previsioni. Chiede come si usa. Sì, per prevedere il prossimo step. No, non l'ho usata per fare forecasting, l'ho utilizzata per fare anomaly detection, avevo pensato anche alla parte di clustering, come dicevo, utilizzando la distanza che calcola la dissimilarità tra stringhe.
Per il forecasting non ci ho pensato, ma diciamo così su due piedi, se ho delle ripetizioni particolari, potrei andare a valutare su quello, però bisogna stare attenti perché poi noi facciamo previsione su una riduzione di dimensionalità. È come se, come dire, se io facessi regressione su dei dati che ho prima lavorato con l'analisi dei componenti principali e rimetto come variabile target quello che è uscito proprio dalla riduzione di dimensionalità. E poi come faccio? Cioè, è complicato per tornare all'originale, anche perché magari un'etichetta, una lettera, ovvero uno step della piecewise aggregate approximate, vabbè, PA, della PA, può essere n periodi. Quindi poi lì io come riassegno per tornare indietro. Tutto, cioè, su questo cioè, sono impreparato io sul forecasting con il sound encoding, sinceramente. Ok, se N ci fa sapere se va bene la risposta, forse. Giulia ha detto va bene. Ok, allora poi ci farò un'altra domanda. Pierpaolo ci chiede: per quanto riguarda il SAX encoding, la standardizzazione va effettuata su base riga o colonna? Allora, la standardizzazione, allora, mi pare, perché io su questa cosa poi la domanda è 50%, mi confondo sempre. La standardizzazione, dove è andato? Mi sembra, è sul formato colonna. Quindi io standardizzo il periodo 1. Non vorrei sbagliare sull'articolo che vi ho linkato alla fine, che sono su questi articoli, ho scritto vogliamo, è scritto tutto in dettaglio, comunque mi sembra che va standardizzato il periodo. Perfetto, dice grazie. E poi Eleonora. La mia risposta sarà sicuramente sbagliata perché quella domanda che quando arriva Colonna ci prende sempre E poi ci chiede Eleonora, cosa cambia tra le medie mobili che vengono usate nelle serie storiche rispetto alla suddivisione della serie in intervalli su cui viene calcolata la media? allora, lì le medie mobili comunque è un assorbimento, diciamo. Quindi io prendo i vari periodi e calcolo la media mobile. Invece lì c'è quella W, quindi la finestra temporale. Sono molto simili. Però sono due concetti abbastanza simili. La media mobile è uno scorrimento. Di questi periodi da T-1 ad esempio a T0 a T5 poi da T1 a T6 se lo faccio a 5 a 5 invece da T0 a T5 poi da T5 a T10 non c'è lo scorrimento è proprio un salto per ridurre la dimensionalità poi dipende anche dallo step delle medie mobili sicuramente ci saranno dei casi in cui sono la stessa cosa. Scusa Nicola, faccio Sì. una piccola digressione. Dico, ricorda ai partecipanti che la media mobile può essere vista come la finestra che passa in una rete ricorrente. Diciamo, l'unico Sì. svantaggio che c'ha è che sono fisse, quindi non fanno, diciamo, i passaggi che poi una rete ricorrente può essere vista come una rete convolutiva 1D, quindi una finestra, diciamo, che scorre. Quindi queste, diciamo, sono cose molto simili. Sì, che poi anche diciamo, questa semplicità e questo essere, diciamo, come dire, questi salti rendono la costruzione delle stringhe molto molto semplice, quindi per problemi magari un po' più, come dire, cioè meno complessi di quelli su cui magari io vado ad applicare, non so, una rete ricorrente che potrebbe avere
pesantezza nel calcolo, ma anche solo nell'architettura, nella progettazione. Questo, diciamo, come dire, quasi banalizzare la serie, troncando con questi salti, rende molto molto semplice l'applicazione. Io adesso non ho il link sotto mano, però se cercate su Google Stars Encoding che è di Nuggets, c'è un esempio simpaticissimo che loro hanno fatto sul baseball. In pratica hanno preso, mi sembra, quasi tutti i campionati di baseball dall'inizio della federazione americana, tutte le squadre, e hanno confrontato per ogni squadra di ogni anno la serie storica, riducendola con il Stars Encoding, e poi andando a vedere se c'era una squadra che aveva fatto da outlier, quindi che in quell'anno era stata magari straordinaria o pessima, però poi invece mantiene la sua media. Non sto per dire, magari calcisticamente, boh, il Verona che vince lo scudetto negli anni Ottanta, rispetto al Verona nella sua storia, o a tutte le squadre nella sua storia, nella loro storia. Quindi la forza di questa tecnica è proprio l'essere molto molto semplice, anche a livello di calcolo, a volte quasi banale. Okay. E poi un'ultima domanda scritta qui di Jessica, chiede: quali sono i possibili casi d'uso per clustering o classificazione delle serie storiche? Allora, clustering e classificazione. Ok, clustering qualcuno l'aveva inserito, quindi per esempio nel mercato utilities, clustering dei vari dei profili cliente, nel mercato, per esempio, io ho lavorato su un progetto nel mercato automotive, ed era il driving behavior, quindi le abitudini di guida delle persone, quello era un clustering. Nella classificazione, allora, su Paperwhite Code ce ne sono milioni e milioni, da capire se una persona è in piedi oppure seduta, quindi sul movimento, perché poi la serie storica, tante volte noi la vediamo come proprio ai passenger, quindi il numero di passeggeri per mese, però anche per esempio i dati provenienti da una telecamera possono diventare una serie storica, con i vari, o da tantissimo IoT, per esempio, non so, oscilloscopi, sensori, diventano serie storiche. Altre classificazioni, non so, anche sul meteo banalmente, senza fare forecasting con modelli meteorologici devastanti, se abbiamo già dei pattern, diciamo, di meteo preetichettati, per esempio, non so, temperatura X, cioè non so, voglio studiare la temperatura o vedere se piove o non piove con delle serie storiche, se quel tipo di serie mi porterà poi al giorno qualcosa. Diciamo che queste di classificazioni sono molto usate nell'ambito, soprattutto della telemedicina, queste cose qui, io, quella dell'ambulazione, come piuttosto l'altro esempio che era quello dell'analisi del vocale, del parlato. Quindi se una persona lì, io ho fatto l'esempio del soggetto su cui ho lavorato, dove si andava a vedere l'evoluzione della malattia, ma mi immagino qualcosa del tipo se effettivamente quella serie storica, quella sequenza di parole o di pause mi può portare a non diagnosticare anche qualcosa, quindi c'è o non c'è. Ok, sì, Jessica, ringrazio, la risposta era perfetta, ovviamente. E poi c'è, cioè, Pierpaolo ha alzato la mano, credo che voglia fare una domanda. Provo ad attivare l'audio, vediamo se c'è ancora. Pierpaolo? No, scusate, per sbaglio pensavo di averla abbassata, invece l'ho alzata. Ah, ok, va bene. Grazie. Grazie a te. E ripartito un'altra. Riccardo ci fa una domanda. Te la leggo subito. Ok. Come hai fatto a definire un'anomalia usando le serie temporali ENCODATE con SAX?
Hai usato una tecnica di clustering come BDiscan? No, no, allora, lì in quello delle anomalie ho fatto proprio la cosa più semplice di tutte, anche perché era un esempio ai tempi giusto per far vedere e poi cioè, studiare la tecnica e fare un po' di codice da allegare all'articolo che ho scritto per YAML. Lì ho fatto banalmente, proprio seguendo che di Nuggets io tapenbound. Che poi può essere cambiato del tipo se calcolando le frequenze delle stringhe, in quel caso se la stringa aveva frequenza 1, quindi era un singleton, per me era un'anomalia. Detto questo, io diciamo ribadisco perché su questo tema ci tengo anche un po', io non so niente di epidemiologia o di virus, quindi quella è una supposizione che ho fatto io, giusto sulla serie, ho detto se uno è un'anomalia, se c'è solo quella sequenza, non quella stringa. Si potrebbe fare anche, come suggerisce la domanda, applicare altre tecniche, come il clustering, o piuttosto magari, non so, chiedere a un esperto del dominio e dire, senti, vabbè, in quel caso è abbastanza delicato, quindi un medico, dire, secondo te, qual è il bound, per cui io posso considerare questo andamento un'anomalia piuttosto che no? E lì poi vengono, diciamo, valutate queste varie strategie. No, non ce n'è una, io ho usato quella. Non ci sono altre domande? Ok, grazie. Ringrazio Riccardo. Non vedo altre domande. Qualcun'altra, qualche domanda? Ci sono state abbastanza domande, quindi vai, non è andato Va bene. male. Sì. Va bene, allora eccomi qua. Allora, passiamo ai saluti finali. Ringrazio Nicola, ringrazio Grazie Nicola Emanuele, Matteo. Presentazione, non sei per niente arrugginito e mi hanno detto che ti hanno già scritto su LinkedIn. Eh sì, vedo che si sta allineando, però adesso vado a cancellare. Ringrazio e saluto tutti i ragazzi, ringrazio sia voi per l'invito che loro che mi hanno dedicato, diciamo, quest'ora, sono stati qui ad ascoltare. Grazie per le domande. Buona serata a tutti. Ok, buona serata, arrivederci, alla prossima. Ciao, ciao.